Ma riprendiamo la storia di Sai Baba. In questa maniera stupefacente fu annunciato che era tornato a nascere Sai Baba Shirdi, un musulmano deceduto tanto tempo prima e al quale era stata riconosciuta una natura divina. Ma non tutti furono persuasi dalla veridicità dell'evento. Anzi, qualcuno pensò che il giovane fosse posseduto da uno spirito maligno, o che la puntura dello scorpione l'avesse fatto impazzire. La famiglia rimandò Sai Baba a scuola e il giovane tornò nella casa del fratello, che non volle riconoscere la sua natura divina. Certi fatti, tuttavia, non potevano non lasciare interdetti. Quando un componente della famiglia ebbe un attacco d'asma, il ragazzo materializzò della vibhuti, cenere sacra, che fu somministrata all'ammalato, il quale si calmò uscendo dalla grave crisi. Questo periodo della vita di Sai Baba, pieno di reazioni contrastanti, soprattutto da parte dei suoi parenti, fu superato solo quando egli stesso prese una decisione. Un giorno fu visto gironzolare al mercato e parlottare fra sé e sé. Faceva considerazioni sul mondo illusorio della materia. Suo fratello cercò allora di persuaderlo a riprendere a frequentare la scuola invece di andarsene a spasso come aveva preso a fare. Ma il giorno dopo, il 23 ottobre di quell'anno 1940, egli, pur recandosi a scuola, dopo i canti mattutini si alzò e disse con voce solenne: «D'ora innanzi io non appartengo più a voi, io appartengo ai miei devoti». Mentre tornava a casa, si liberò di tutto quello che fino a quel momento aveva costituito il suo corredo di studente: i quaderni, la lavagnetta, il berretto. Alla moglie del fratello che era venuta ad aprire la porta disse: «Io non sono più il vostro Satyanarayana, io sono Sai». Da quel momento, fra lo stupore generale, Sai Baba iniziò la sua missione. Si pose su un masso a forma piatta, circondato dagli alberi, che si trovava ai margini della città, e mentre una folla incuriosita cominciava ad assieparsi, fece la sua prima predica, nella quale annunciò che da quel momento si sarebbe dedicato interamente agli altri. Ecco, questa ultima frase contiene una verità straordinaria di cui parlerò nel prossimo video.